Amici, amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati a un'altra diretta di moto.it. Prime qualifiche del 2022, prime pole position assegnate. Andiamo subito a vederlo: in Moto 3 Guevara, in Moto 2 Celestino Vietti e in Moto GP Jorge Martin. Questi sono i primi piloti ad aver conquistato la pole position nel 2022. Andiamo subito dal nostro ospite di stasera, da Davide Tardozzi. Vediamo se riusciamo a vederlo. Eccolo che è in arrivo. Davide, buonasera. Ciao, ciao, Davide Tardozzi, ciao, team manager Ducati. Davide, grazie di essere mio ospite a questa diretta di Moto.it. Allora, prima di andare a vedere la classifica nel dettaglio, parlare nel dettaglio di tutto quanto, volevo chiedere a Davide se è soddisfatto. Poi dopo andiamo nel dettaglio. Ma guarda, per come era partito il weekend, devo dire di sì, perché comunque Jorge Martin, le Ducati sono state competitive. Alla fine Martin ha fatto la pole, Enea è stato bravissimo secondo, Miller quarto e Bagnaia nono, ma malgrado sia nono è a un decimo dalla prima fila e direi che domani sarà fra i protagonisti. Ecco, allora facciamo un attimo un passo indietro, Davide. Sappiamo, abbiamo scritto, ti ho spiegato tutto, però volevo, se è possibile, che tu spiegassi ai nostri appassionati un po' questa scelta del motore fatto, no, dai vostri piloti, dai piloti di Bagnaia. Perché ridi? Cosa ho sbagliato nella domanda? È il leitmotiv certo. Ducati. E come ho già detto ad altri tuoi colleghi, non mi spiego perché non si va a chiedere alla Honda, che aveva tre motori a Sepang, fra cui far scegliere i suoi piloti, non è mai stato chiesto niente. Invece allora, te lo spiego, per primo perché non ci rispondono, primo, e seconda cosa, però non la devi vedere secondo me come, almeno da parte mia, come un'accusa. Io ho fatto anche un video oggi dove dico, secondo me è una scelta più che ragionevole, assolutamente sensata, ovviamente voi avrete fatto tutte le vostre valutazioni e non la vedo come una cosa negativa, anzi la vedo come, vuol dire, comunque Ducati partiva da un motore eccellente, quindi vuol dire, io la vedo come una cosa positiva. Poi scusami, ti ho interrotto. No, ma adesso, a parte gli scherzi, sostanzialmente abbiamo voluto dare la possibilità ai nostri piloti di scegliere delle caratteristiche di motore che si addicono al loro stile di guida. Pecco ha fatto una scelta dell'ultimo momento che noi abbiamo assolutamente avallato, anche Jack è stato contento, quindi voglio dire, comunque la pole position oggi l'ha fatta il motore totalmente nuovo, quindi non va assolutamente male, però detto questo, ci sono caratteristiche che sono plasmabili, per cui tu puoi dare a un pilota piuttosto che un altro una caratteristica leggermente diversa in funzione del suo stile di guida. Quindi, ecco, cioè, lo ritengo un qualcosa che Ducati, uno sforzo che Ducati ha fatto per, certo, andare dietro in questo momento. In questo caso la richiesta di Pecco, ma non è che agli altri non sia stato chiesto, cioè chi è rimasto con caratteristiche di motore diverso è perché gli andava bene quella caratteristica di motore. Ma sono assolutamente d'accordo e non è così scontato che io sia d'accordo con Davide Tardozzi, anzi, però in questo caso sono d'accordo. Davide, è mancato però un po' il tempo, diciamo, per sistemare al meglio questo motore 2022, questo è stato il limite, questa, io credo. Questa scelta da parte di Ducati, a parte di Pecco e di Ducati, è stata fatta dopo i test di Mandalika, quindi questo, diciamo, che ha creato un po' di rincorsa alla messa a punto. E ieri, come è evidente anche dai tempi di Jack e di Pecco, siamo stati un minimo alla rincorsa. Poi oggi, secondo me, in FP4 ci siamo abbastanza messi a posto. Direi che già domani saremo quasi al 100%. Ecco, adesso entriamo nel dettaglio allora delle qualifiche. Intanto ringrazio tutti quelli che si sono collegati. Si è collegato anche Giancarlo Falappa, che è
uno che mi segue sempre nelle mie dirette e saluto con grande piacere Giancarlo. Grazie Giancarlo di essere qui con noi. Ringrazio Giovanna in regia che ci assiste come sempre da Milano, quindi insomma ringrazio tutti quelli che posso ringraziare. Vado a vedere la classifica, portate pazienza, non siamo riusciti a prepararla da mettere sovraimpressione, ma la leggo io. Allora, pole position di Holger Martin 1:53.011 e Nea Bastianini secondo con la Ducati GP21 staccato di 147 millesimi, quindi Marc Márquez con la Honda a 272 millesimi, quindi Miller di nuovo con la Ducati, Aleix Espargaró con l'Aprilia e Paul Espargaró in seconda fila. In terza fila abbiamo la prima KTM, quella di Binder, settimo, quindi John Mir con la prima delle Suzuki e Pecco Bagnaia nono, Alex Rins Quartararo e Morbidelli in quarta fila, Zarco, Oliveira, Bezzec in quinta, quindi Nakagami, Marini, Marquez, Vignales, Dovizioso di Gian Antonio e chiudono tre debuttanti, Remy Gardner, Raul Fernandez e Darin Binder. Allora, hai già detto più o meno la situazione, fai una cartolina però di queste qualifiche, che qualifiche sono state? Hanno fatto vedere quello che sarà il leitmotiv del campionato, non solo della gara di domani. Io credo che quest'anno come non mai ci sia una altissima competitività sia da parte delle moto, perché ti ricordo che ci sono tantissime moto ufficiali e la moto più vecchia è una moto dello scorso anno, quindi ci sono 24 moto super competitive, più della metà della griglia è campione del mondo, cioè più dei piloti, della metà della griglia i piloti hanno sono vinto almeno un campionato. Quindi 14 su 24 hanno vinto almeno un campionato. Adesso non ricordavo il numero, però tu lo sai bene, quindi voglio dire, e chi non ha vinto il campionato, come ad esempio Marini, che è qui vicino a me, è arrivato secondo, quindi ci sono 24 campioni, poi è vero che c'è un primo e un ultimo, ma comunque anche l'ultimo, il penultimo, il terzo, l'ultimo sono bravissimi, sono piloti molto molto forti, quindi mai come oggi è impossibile fare un pronostico. Poi se lo devo fare voglio indicare come l'avversario da battere per noi in Marc Márquez. Io credo che Marc sia tornato assolutamente competitivo, la Honda tra l'altro ha fatto una moto che è sicuramente migliore di quella degli scorsi anni, quindi io credo che lui sarà l'uomo da battere. Non dimentico assolutamente le Suzuki e io credo che per quanto qui la Yamaha e Quartararo siano in difficoltà, sicuramente in altre piste saranno altamente competitivi, quindi ribadisco, mai c'è stato un campionato con così tanta incertezza. Intanto permettimi di salutare Nicolò perché dice: grande Zam, grazie, ti seguo sempre dal trattore mentre lavoro. Cioè un gigante, grandi, Nicolò, un gigante. Grazie. Io quando torno a casa, la prima cosa che faccio il lunedì mattina quando sono a casa, salgo sul mio trattore, un trattore piccolino, e vado in giro per il giardino piuttosto che la terra fuori casa mia, senza telefono, ho le mie cuffiette, il mio cane che mi dà sempre ragione, quindi almeno discuto con qualcuno che ogni tanto mi dà ragione e me la passo così. Quindi amo. Tu però Zamagni non lo segui sul trattore, giustamente. Quindi grande Nicolò. Senti, mi sono perso. Giovanni dice che non sono io. Chi ha il miglior passo secondo voi? Secondo te chi ha il miglior passo? Ma guarda, ci sono stati piloti che hanno fatto dei mini long run interessantissimi, come ad esempio ha fatto, se guardi quello di Zarco, partito anche con una gomma usata di 10 giri, ha fatto 54,8 se vado a memoria, o 9 al 21esimo giro di gomma. Poi vedi piloti come Marquez che fanno 4 giri soli, ti fanno 54,9, 55,0, 54,9, 55,0, ma capisci che se ne fa altri 5 li rifà. Quindi secondo me chi guarda solo e solamente i tempi fa fatica a capire esattamente chi potrà essere là davanti. Pecco, che non ha fatto dei tempi
esaltanti, ti garantisco che sarà là davanti. Quindi voglio dire, bisogna non solo leggere i numeri, ma anche interpretare come sono stati fatti, conoscendo la situazione tecnica di quel momento e di quel pilota e conoscendo le caratteristiche di quel pilota. Fatto tutta questa premessa, ti dico, secondo me le Suzuki vanno forte, Marc Marquez va forte, Fabio, pur partendo dalla quarta fila, andrà forte, quindi in tutta onestà io non so cosa dirti, perché c'è, come l'ho detto prima, lo ribadisco, ce ne sono 10 che possono vincere. Ecco, secondo me vedrai, allora sarà la solita gara trenino per i primi 12-15 giri. Come succede, dopodiché, quasi sempre qui. Qua come succede sempre. Dopodiché, secondo me, a 5, dove tutti cercheranno di mantenere la gomma per gli ultimi giri, perché cercheranno molti, non so chi andrà davanti, non so chi tirerà, perché poi alla fine nessuno vuole tirare, perché comunque stare davanti, essere il primo, un minimo di consumo in più, soprattutto sulla spalla ce l'hai, quindi ti dico, sarà una gara tattica per più di metà gara, dopodiché ci sarà qualcuno che farà lo strappo. Cercherà di fare lo strappo, vedrai Marca che non sarà primo in quel momento, secondo me non vorrà essere primo, cercherà di fare il tutto, se è secondo, terzo, quarto, quinto, farà dei sorpassi esagerati per andare dietro a chi cercherà di andare via, ma voglio dire, io me la immagino così. Poi gli ultimi due giri ci saranno comunque 3-4 piloti che faranno dei sorpassi esagerati, perché sono certo di questo. Una variante, una variabile probabile che potrebbe creare problemi a molti è il vento e la sabbia. Quindi questo è quello che non si sa e che potrebbe succedere. Secondo me il vento può creare problemi più a qualcuno che ad altri. Tanti chiedono un commento su Pecco Bagnaia. Allora, intanto Pecco ha appena fatto la sua conferenza stampa, ha detto che il suo obiettivo è quello di entrare nei primi 5. Volevo sapere se Davide condivideva, e ti leggo un commento, ma sono tanti che dicono più o meno questa cosa. A Teli Yellow, io dico sempre che se vi filmate con un nome e cognome, io e Davide Tardoggi, che siamo vecchi, lo apprezziamo di più. Comunque, dice, un commento su Pecco: da fuori sembra sentire la pressione del favorito, la moto c'è. No, allora, intanto, dire Pecco favorito dopo il finale di stagione che ha fatto era abbastanza scontato. Io per tutto l'inverno ho detto che comunque Marc Marquez ci sarebbero stato e che le Suzuki ci sarebbero state, quello che sto ripetendo anche adesso, e che Fabio è campione del mondo, quindi non bisogna sottovalutarlo. Detto questo, una cosa invalutabile era i progressi delle varie moto. Ma anche Aprilia devo dire che ha fatto un buon passo avanti. Io sono convinto che Honda e Suzuki abbiano fatto un passo notevole. Detto questo, essere quello candidato alla vittoria finale, secondo me per Pecco deve essere un obbligo, come lo è per noi dargli una moto che gli possa consentire di lottare per il mondiale. Quindi certo, Pecco non si nasconde, conosce bene la pressione che deve sopportare nella candidatura al campionato del mondo, fa parte del suo mestiere, fa parte di chi vuole vincere i mondiali. Quindi questa è una cosa che abbiamo già metabolizzato, che lui ha metabolizzato molto bene. L'ho visto assolutamente sereno nelle difficoltà, perché abbiamo avuto delle difficoltà in questi due giorni, però la reazione che ha avuto mi conforta. Se domani in Qatar, una pista a noi favorevole, a lui favorevole, non vince e magari non fa neanche podio e fa, come ha detto lui, quinto, va bene, sono 21 gare, sono 10 punti e vediamo, intanto portiamo a casa. Cioè, la cosa che quest'anno secondo me sarà importantissima è cercare di non cadere in gara. Fare punti è una cosa fondamentale, perché con questo equilibrio che c'è, portare sempre a casa punti sarà determinante quando tiri la riga all'ultima gara e conti quanti punti hai rispetto agli altri.
René ti chiede se Marquez ha messo Pecco sotto pressione quando prendeva lui come punto di riferimento per fare il giro veloce. Ricordo, questo è successo nel secondo tentativo in Q2. Assolutamente no, Pecco lo ha visto, conosce Mark, sa che se lui, anzi alla penultima curva ha anche chiuso il gas, Mark ha chiuso il gas, quindi voglio dire, Pecco fra l'altro ha fatto un errorino nel terzo settore, perché comunque, come avete visto, Pecco dal davanti, senza preoccuparsi di Mark dietro, al primo settore aveva guadagnato un pochino su di lui, al secondo settore pure, poi purtroppo ci ha lasciato un decimino e mezzo al terzo, al quarto settore l'hanno fatto più o meno uguale, e è quel decimino e mezzo, cioè i 13 centesimi che Mark gli ha guadagnato. Però voglio dire, questo secondo me è indice di serenità e soprattutto di tranquillità dei propri mezzi. Cioè, voglio dire, sì, Mark è forte, è un avversario, è dietro, però io faccio la mia strada. Ecco, intanto Giovanni, che ci tengo a sottolineare, non sono io, perché dice Tardozzi grande e simpatico personaggio, quindi è chiaro no, che, no, che non sono, no, non è vero, non sono, tutti sono simpaticissimi, mi pazzo. Senti, Ettore invece dice Martin sarà la spina nel fianco di Bagnaia? Martin sarà la spina nel fianco di tanti piloti, per Pecco, al di là che noi siamo contenti che Martin vada forte, visto che è sulla Ducati ed è un pilota sotto contratto Ducati. Pecco li deve battere tutti, Martin compreso, poi che Martin sia su una Ducati per noi è un piacere, se Martin esiste, se fosse su una Honda, una Yamaha, una Suzuki o qualsiasi altra moto sarebbe anche peggio, quindi ben venga Martin veloce su una Ducati. Pecco è bravissimo, quindi non è che si preoccupa delle spine nel fianco, le spine si chiamano Martin, si chiamano Marquez, si chiamano Mir, si chiamano Rins, si chiamano Quartararo. Quando vuoi vincere il mondiale non ci sono spine, ci sono tanti avversari da battere. Ecco, Andrea chiede un commento sull'abbassatore e forza Ducati. Allora, scusami, prima Davide della tua risposta, ricordo che domani il podcast A Tutto Gas di Moto.it è dedicato alla Ducati, ci sarà il direttore sportivo Paolo Ciabatti che spiegherà un sacco di cose, parlerà anche di quanto è successo nella MSMA e di tutte queste cose sull'abbassatore, però il tuo commento sull'abbassatore Ducati. Allora, intanto sono certo che Paolo, che è il deputato Ducati in MSMA, spiegherà nel miglior modo possibile. Io posso solo fare un commento su quello che è stato tutto l'iter delle varie innovazioni, evoluzioni che Ducati ha portato in MotoGP fin dalle ali dal 2016, dove siamo stati additati di mettere cose pericolose piuttosto che. Bisogna dire che tutte le innovazioni di Ducati sono state copiate e magari anche fatte meglio dai nostri concorrenti. La cosa che ci disturba fortemente è il fatto che fin da allora, fin dal 2016, quando abbiamo cominciato a portare innovazione, la prima cosa che è stata fatta è cercare di cambiare i regolamenti per bloccarla. Non è giusto, io credo che se c'è un regolamento, se a regolamento le cose, le innovazioni che abbiamo portato sono regolari, non mi sembra carino, per non usare altri termini, cercare per prima cosa di fare cambiare il regolamento per bloccarlo. Questa è la cosa che ci disturba di più. Detto questo, qualcuno le ha copiate, qualcuno ha fatto anche meglio, ripeto, quindi devo dire che alla fine di tutto è orgoglio Ducati, piccolini come siamo, siamo i più piccoli dei sei costruttori, essere quelli che portano l'innovazione. No, dei sei no, dai. Non siete più piccoli dei sei costruttori, secondo me l'altra gruppo, casa italiana. Ah, come gruppo? Il gruppo Piaggio, cioè la prima. Va bene. Alzo le mani. Chiedo subito scusa. L'Aprilia è più grossa di noi, cioè è Piaggio. C'è scritto Piaggio sulla moto, no?
Quindi il gruppo Piaggio è più grosso di noi. Detto allora, questo, ribadisco, a parte gli scherzi, cioè, contro i giapponesi chiaramente non c'è competizione dal punto di vista delle dimensioni dell'azienda, però essere quelli che portano innovazione per noi è un fatto di orgoglio, lasciami dire, anche con un po' di campanilismo italiano. Sì, assolutamente. VL46 The Goat, chissà per chi tifa questo appassionato che ci sta scrivendo, dice: ricordiamo a Davide che in squadra c'è anche Jack, non solo Pecco. Allora intervengo io a difendere Taldozzi, perché io fino adesso gli ho fatto solo domande su Pecco e quindi lui giustamente ha risposto su Pecco. Adesso quindi gli chiedo anche di Jack Miller, che vado a rivederlo, che non me lo ricordo, oggi ha finito quarto. Devo dire che è la migliore prestazione del 2022, cioè da quando tra test, prove libere, eccetera. Come vedi? No, Jack l'ho visto bene. Direi che ha trovato durante l'inverno una sua serenità. Io credo che abbia fatto, al di là di tutto, Jack il talento ce l'ha. È stato un po' altalenante durante la scorsa stagione. Io credo che durante l'inverno abbia capito tante cose, ha una situazione anche personale molto più tranquilla. Tu sai, adesso ha finalmente una compagna, una ragazza. Sai, venire dall'Australia, vivere da soli ad Andorra, è vero che ha amici, ha persone che lo seguono, però sai, quando sei a 12-13 mila chilometri di distanza dalla tua famiglia, arrivi a casa la sera dopo l'allenamento, ma comunque sei solo, secondo me è un po' disturbo. Invece in questo momento che ha questa ragazza, che è una bravissima ragazza, quindi siamo molto contenti di questa sua ritrovata serenità. Jack è scanzonato, divertente, però io credo che vivere mesi soli, senza una persona, diciamo così, di famiglia, sia un peso che secondo me alla lunga potresti pagare. E io ho visto Jack totalmente rinato e molto più sereno, molto più tranquillo, molto più disposto anche a soffrire, lavorare, molto più focalizzato sul suo lavoro. Quindi siamo convinti che possa fare meglio dello scorso anno. Sappiamo quanto conta in tutti gli aspetti, in tutti i lavori, in qualsiasi cosa della vita, la serenità mentale. Prima di parlare di Bastianini, volevo girarti la domanda di Floriana, che dice, chiede, delle bandiere gialle che hanno escluso Zarco, cosa ne pensi? Non si può fare qualcosa riguardo a livello regolamentare? Tra l'altro, scusami Davide, tanto che pensi alla risposta, ma ce l'hai già pronta, te lo vedo lì, eccolo lì che lo vedo già pronta, però dico a tutti, allora le domande sono tantissime, non sto dietro a tutti, quindi mi scuso se qualcheduna non riusciamo a rispondere. Vai Davide. Guarda, purtroppo c'è il regolamento è fatto per la sicurezza, la bandiera gialla c'era, era evidente, io credo che chiaramente non abbia influito, cioè non c'era pericolo, ma questo è, la bandiera gialla c'era. Detto questo, sai, questa volta non c'era pericolo, però quando e se ci fosse pericolo le bandiere gialle vanno rispettate, purtroppo è così. Io capisco che non c'era, come dicevo, nessun pericolo e quindi il giro era, tra virgolette, valido, ma questo è il regolamento e lo dobbiamo rispettare. Io purtroppo ti devo fare un appunto, ti devo dire una cosa Giovanni, ho rimasto pochissima batteria e penso che fra qualche minuto cadrà la linea. Allora, se cade la linea poi andrò avanti io da solo, allora io ti chiedo di resistere 5 minuti se ci riusciamo, poi ti lascio andare, la batteria, se resiste la batteria, ok. Bastianini, allora, Bastianini secondo, è giusto dire che Bastianini sfrutta, tra virgolette, nel senso che cioè non è una colpa, è un pregio, sfrutta comunque una moto che sappiamo essere molto molto competitiva perché l'abbiamo vista, no? Alla fine del 2021. Questo gli dà un piccolo vantaggio anche in funzione della gara di domani? Cioè lui ha più dati a disposizione di voi? Direi che Enea
sicuramente in questo inizio di stagione ha una moto, la moto di fine stagione scorsa, che è decisamente competitiva, molto appunto, cioè, nel senso che a fine stagione scorsa la moto era ragionevolmente molto molto equilibrata, ha tutti i dati dello scorso anno, quindi io credo che la moto in questo momento stia funzionando molto bene. Lui è molto bravo. Enea, secondo me, quest'inverno ha fatto un buon passo in avanti a livello mentale, a livello di determinazione sul giro secco, piuttosto che nella, io credo e succederà domani, nella gestione della gara, lo vedremo domani se ho ragione. Quindi sono sicuro che sarà uno dei protagonisti di questa stagione. Ma lui domani può puntare alla vittoria, Bastianini, secondo te? Ti dico di sì. Ok, quindi insomma, quindi un bel pronostico. Allora, una Ducati sul podio la mettiamo sicura, ne mettiamo più di una, secondo te? No, ho capito, scusa, perché stavo ascoltando Pirro, che qua di dietro mi stava parlando nelle orecchie. Che lui cosa dice Pirro? No. Cosa dice? Facci vedere Pirro, facci vedere Pirro, dai. Facci vedere Pirro. Qua, qua. Eccolo. Ciao. Grande Michele, grande. Beh, Michele. Tira, lui il pronostico, è lui che sa, è lui che è andato in giro a vederli i piloti. Allora, a lui cosa succede? Dai, no. Dai, dici qualcosa. Cosa hai visto in pista? Dai, Michele. Dico che ho visto delle Ducati molto veloci. Ok, questo lo sapevamo. Dai, sbilanciati un po' sugli avversari. Dico anche questo, a te che ieri eri scettico. Scettico ti dico io. Io scettico, ma no, vabbè, ieri se qualcuno sparava contro la Ducati aveva anche ragione. Ieri siamo andati veramente piano. Quindi... No, dici una cosa, Michele, di cosa hai visto in pista? C'è una caratteristica quest'anno sulla guida, sul come si usano le gomme, su come si accelera, su come si abbassa la moto? Cos'è che fa la differenza? Vedi che vai troppo in là. Sicuramente che è un equilibrio esagerato quest'anno di tutti i competitor e tutte le moto, tutti i piloti, quindi è difficile, veramente è difficile rispetto al passato anche trovare delle differenze importanti, perché se tu riesci a vedere i millesimi di secondo è veramente difficile. Però credo che siamo della partita e come gli altri anni sicuramente con più di un pilota, quindi questo comunque è un aspetto importante e ci grande fa piacere che a differenza di ieri Zamagni ti devi ricredere. Dai, vediamo domani, i punti li danno. Come diceva sempre un mio caro amico, l'importante è la Gazzetta del lunedì. Esatto, assolutamente. Comunque oggi è il 93. Come ho già detto prima, anche lui ribadisce, il 93 è tornato. E il 93 è tornato. Giovanni, quindi, secondo me è proprio a casa la linea. Va bene, vi lascio andare. Ringrazio Michele, ringrazio Davide Tardozzi per questa mezz'ora assolutamente divertente. Grazie Davide. Dico a Giovanna che io rimango ancora un po', che rispondo ancora un po' di domande. Ciao. Grazie Davide. Ciao. Grazie Davide, in bocca al lupo. Allora, quindi abbiamo sentito anche Michele Pirro, il collaudatore della Ducati, quindi Marc Márquez viene indicato dagli uomini Ducati come uno dei grandi favoriti per domani e per il Mondiale. Non è certo una novità, non è certo una sorpresa, però insomma Marc Márquez, ricordo che qui in Qatar ha vinto una sola volta nel 2014 quando vinse 10 gare consecutive, una sola volta in tutte le categorie, non solo in MotoGP, e quindi sicuramente una pista non favorevole a Marc Márquez, ma è da giovedì che dico che secondo me Marc Márquez può essere uno dei protagonisti e la sessione di oggi l'ha confermata. Vado un attimo a vedere la classifica della Moto2. Allora, davanti a tutti c'è Celestino Vietti, davanti a Tony Arbolino e Sam Lowes. Per la verità Sam Lowes aveva finito davanti a tutti, ma gli è stato cancellato il giro per aver pizzicato il verde, quindi Celestino Vietti conquista la sua prima pole position in Moto2, mentre Tony Arbolino conquista la sua prima fila in questa categoria. Entrambi hanno il passo per
potersela giocare e per potersela e per poter puntare alla vittoria, ma Sam Lowe è andato molto forte e io non sottovaluterei anche Augusto Fernandez, che è sesto ma che è stato competitivo in tutto il fine settimana. In Moto3 davanti a tutti c'è Guevara, davanti a Sasaki e Masià, Migno, migliore degli italiani, è quarto, Foggia è quinto, poi abbiamo Riccardino Rossi sedicesimo e Bertelle diciottesimo. Allora, qui il grande favorito è Foggia, era il favorito anche per la pole position che lui non è mai riuscito a conquistare in Moto3 nel Moto Mondiale, ma io sono convinto che Foggia rimane il pilota da battere per dietro di me c'era anche la responsabile stampa del team Leopard, che quest'anno, ricordo, schiera anche Suzuki, che è nono in classifica. Allora, ripeto, in Moto3 secondo me Foggia è il pilota da battere. Avevo visto ancora qualche domanda alla quale volevo rispondere. Marco mi chiede le Suzuki in gara come le vedi. Allora, le Suzuki sono andate molto bene fino alle FP3. Fino alle FP3 erano assolutamente, sia Mir che Rins, i punti di riferimento della MotoGP. Poi hanno avuto un calo nelle FP4, ma hanno avuto un calo nelle FP4 perché loro, a differenza di altri, hanno effettuato l'ultimo turno di prove libere con le gomme usate, mentre altri avevano le gomme nuove. Quindi bisogna stare un po' attenti a vedere il passo. È chiaro che ci si aspettava una Suzuki un po' più avanti sullo schieramento di partenza. Ricordiamo che Mir è ottavo e Rins è decimo, ma io credo che entrambi i piloti possono giocarsi quantomeno il podio. Vediamo altre, se ci sono altre domande. Intanto Giancarlo Falappa saluta e ci augura a tutti buona domenica. Ciao Giancarlo, grazie ancora, ti aspetto, mi raccomando, domani sera. Intanto Gregorio mi dice: Zam, quando fai una puntata con Pessino insieme siete il non plus ultra. Allora, caro Gregorio, ti faccio vedere Manuel Pessino, che è di fianco a me e ti porta nel cuore. Ruffiano, è un ruffiano, è uno spagnolo ma è ruffiano come un italiano, esattamente come me. Poi vediamo un attimo un'altra domanda che mi ero perso. Attenzione, va bene. Tutti questi piloti velocissimi in Ducati non rischiano di diventare un'arma a doppio taglio, chiede Alessandro. Allora, io credo di no. Io credo che quando tu hai dei piloti veloci non è mai un'arma a doppio taglio, è solo un vantaggio avere dei piloti veloci. Poi è chiaro che può succedere che, per esempio, se Bagnaia, consideriamo Bagnaia il candidato al titolo, e Martin gli arriva davanti, gli porta via dei punti, ma questo fa parte delle cose, fa parte dello sport. Io credo di no, quindi io credo che non sia assolutamente un'arma a doppio taglio. Com'è il passo di Morbidelli? Chiede Giancarlo. Com'è il passo di Morbidelli? Lo chiedo a Manuel Pessino, che sta facendo per Moto.it un pezzo sul passo, quindi fra poco lo troverete online su Moto.it la considerazione sul passo. Io credo che il passo di Franco Morbidelli non sia così buono per puntare alla vittoria. Intanto Manolo lo sta controllando. Allora, nella classifica dei passi, secondo quanto analizzato da Antonio Lopez, il migliore è stato Zarco, davanti a Marquez, Oliveira, Quartararo, Nakagami, Morbidelli è solo decimo. Però bisogna sempre fare delle valutazioni sul tipo di gomme che sono state utilizzate. E a proposito di Yamaha, volevo chiudere parlando di Quartararo. Quartararo è dovuto passare, il campione del mondo è dovuto passare dalla Q1, è riuscito a qualificarsi anche per la bandiera gialla presa da Zarco, perché se Zarco non fosse stato giustamente penalizzato per la bandiera gialla sarebbe finito davanti a Quartararo. Poi Quartararo ha ottenuto l'undicesimo tempo in qualifica. Il suo passo non è affatto male, ma secondo me la Yamaha oggi ha mostrato dei limiti preoccupanti, o meglio, ha mostrato le solite caratteristiche di sempre. Se Quartararo domani potesse girare da solo, potrebbe anche vincere il Gran Premio, ma non potrà girare da solo, dovrà partire dall'undicesima posizione, dovrà passare delle Ducati, delle Aprilia che vanno anche
forte e naturalmente le Honda, quindi per lui si prospetta una gara molto molto complicata. Io credo che il limite di velocità massima e di potenza mostrato dalla Yamaha sia piuttosto preoccupante e sia più penalizzante rispetto al 2021, perché nel 2022 ci sono le Suzuki che vanno più forte, le Honda che vanno più forte, le Ducati che vanno sempre forte uguale, le KTM, che non dimentichiamo, la KTM è settima con Binder, che non è facile da superare in rettilineo. Chiudo con l'Aprilia, quinta con Aleix Espargaró, mentre Maverick Viñales, per me è una delusione, è solo 19esimo. Aleix Espargaró, quinto, secondo me però non ha il passo, questa è la mia opinione, spero di sbagliarmi naturalmente per l'Aprilia, per stare nei primi cinque. Direi che per stasera è tutto. Io ricordo che domani sera la diretta sarà alle ore 19.30 italiane, quindi le 21.30 in Qatar, 19.30 italiane. Il mio ospite sarà Loris Reggiani, quindi con Loris Reggiani commenteremo la prima gara della stagione. Io direi appunto che la diretta finisce qui. Voglio ringraziare tantissimo Giovanna, che è stata in regia e che mi ha assistito come sempre in maniera impeccabile. Ringrazio Moto.it per la passione e per tutto lo spazio che dedica al moto mondiale, e vorrei finire con una frase di Gianni Rodari che dice: c'è qualcosa da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. Ecco, questo è il mio augurio a tutti per questo nostro mondo un po' in difficoltà. Ciao a tutti, buona serata.